potere nella Chiesa, la struttura della loggia massonica che si adeguava esattamente alla segretezza e al modo di gestire l'organismo. Nell'agosto 1978, alla vigilia del conclave che avrebbe eletto Papa Luciani, una agenzia di stampa riportava una notizia, forse la conoscete, notizia del periodico OP, diretto da Mino Pecorelli, notizia che eliminava poi immediatamente la candidatura di papale a quattro porporati indicati, affiliati alla massoneria, indicati dal periodico OP, affiliati alla massoneria vaticana. Si trattava, ve li leggo perché i nomi ovviamente non è che siano ricordabili facilmente, si trattava del cardinale Jean Villot, segretario di Stato, che sarebbe appartenuto a questa loggia ecclesia, cardinal Villot, segretario di Stato, Ugo Poletti, vicario di Roma, il cardinale Sebastiano Baggio, prefetto della Congregazione dei Vescovi, il cardinale Salvatore Pappalardo, arcivescovo di Palermo, tutti progressisti, e cioè diciamo orientati massonicamente anche, e il mese dopo, 12 settembre 1978, sempre sull'Opus Dei di Mino Pecorelli, massone, apparve un articolo intitolato La Gran Loggia Vaticana, anche qui devo ricorrere all'appunto, dove venivano indicati 121 prelati e laici in Vaticano come affiliati alla massoneria e precisamente, scusate la noia della elencazione, ma è breve, il vescovo Lorenzo Angelini, ausiliario del vicario di Roma Ugo Poletti, il cardinale Agostino Casaroli, segretario degli affari pubblici della Chiesa, il vescovo Marcinkus, lo spregiudicato, diciamo, vescovo Marcinkus, presidente dello IOR, la Banca Vaticana, Donato Bonis, vicepresidente dello IOR, il vescovo Pio Laghi, nunzio apostolico in Argentina, tutti iscritti alla massoneria, loggia ecclesia, Vito Mondruzzi, reggente della prefettura della Casa Pontificia, il vescovo Virgilio Noè, maestro di cerimonie pontificie, cioè se l'elenco, signori miei, è autentico, la Chiesa Cattolica era pilotata dalla massoneria. 8 mesi dopo, marzo 1979, Mino Pecorelli viene assassinato, e non si sa chi sia stato, comunque caviamolo dagli stracci. Dalle indagini esperite dopo la morte emersero gli incontri di Pecorelli con due informatori vaticani, il cardinale Oddi e Piero Palazzini, entrambi vicini all'Opus Dei, Opus Dei che è antimassonica, anticuriale. Beh, non va dimenticato, per esempio, io ne ho già parlato, non so, un anno o due fa, non mi ricordo, Papa Luciani è stato avvelenato durante la notte dal 28 al 29 settembre del 1978 e vi ho esposto in due conversazioni, mi pare, tutte le prove dell'avvenuto avvelenamento, prove, gravi indizi dell'avvenuto avvelenamento, e il Papa quella notte stava controllando la lista che vi ho ricordato dei prelati massoni e stava preparando una serie di cambiamenti, di sostituzioni, di nuove nomine, di trasferimenti ad alto livello quella notte nella sua camera dove dormiva. Papa Luciani stava progettando una drammatica inversione di tendenza antimassonica in Vaticano, all'interno del Vaticano, e quella notte fu assassinato. Qualche anno prima,
1975, il generale dei Carabinieri, Enrico Mino, ebbe modo di indagare circa la appartenenza alla massoneria del vescovo Annibale Bugnini, fautore della riforma liturgica post-conciliare, dopo il concilio, e altri, indagare su questo vescovo e anche altri prelati del Vaticano, la loro appartenenza alla massoneria. Dopo due mesi di indagine fu confermata l'appartenenza alla massoneria del vescovo Bugnini, il quale fu inviato subito, a Teheran in Iran, e ne parlarono anche il settimanale Panorama dell'agosto del 76, in un articolo Caccia al massone. Poi ne parlarono anche su questa faccenda del Bugnini 30 giorni, settembre-novembre del 1992. Sull'elenco informativo del cardinale, del generale Enrico Mino, figuravano anche come massoni, e qui ho bisogno ancora sempre, cardinale Baggio, il controverso cardinale Villò, segretario di Stato, lo spregiudicato, vi dicevo, vescovo Marcinkus dello IOR, presidente, il cardinale Angelo Casaroli, il vescovo Pio Laghi, che avremo modo di vedere la prossima volta, Pio Laghi, molto impegnato anche su questa dimensione negli affari internazionali del Vaticano. Qualche mese dopo, il 31 di ottobre, il generale Enrico Mino morì in circostanze oscure. Anche la Santa Sede però aveva affidato a Monsignor Giuseppe Di Meglio una indagine sulla massoneria in Curia e in Vaticano, il quale ha detto che ha consegnato il risultato a chi di dovere, per cui non sappiamo che cosa abbia accertato. Signori, la massoneria nella Curia Vaticana fu la croce del pontificato di Paolo VI, fu il torbido del pontificato di Papa Luciani, Wojtyła era chiamato sua docilità perché non se ne occupava, perché si limitò a eludere il problema della massoneria e non se ne occupò di questa cosa. Signori, siamo già arrivati in fondo al tempo televisivo. La prossima volta vi dirò qualcosa sulla massoneria in Vaticano del pontificato di Wojtyła. E poi vi dirò qualcosa anche su che cos'è la massoneria, ovviamente, perché dobbiamo completare un po' il discorso, e così ci vediamo la prossima volta. Chi vuole vedere le conversazioni che io ho fatto in passato, veda clicchi www.bacchiega.it. Lì ci sono le conversazioni che potete vederle, come questa, insomma, che sto facendo. Buonasera.